cosa fai? Mi devi avvisare che ho il doppiamento. Magari c'è il doppiamento, mi devi sempre avvisare. No, adesso non ti sto avvisando. Comunque, noi adesso stiamo andando verso l'hotel. Clarissa, ci siamo ritrovate. Un ottimo risultato, non pensi? Sì, perché c'è lo scalino dove non devi fare l'asina, se no scivoliamo. Ah, ok, era molto Maria De Filippi, comunque molto ingresso tronista. Ci piace in tutto ciò? Siamo a Londra, raga, so che l'avevate intuito, io no, piove, non riesco a capire, vabbè, comunque. Come sempre a Notare Londra. come io vengo dall'Artico e Clarissa dalla provincia di Peraltro Milano. adesso c'è la sciarpa di Shadow Hunters, i capelli della protagonista, cioè praticamente È non Clary mi Frey, puoi vedere in proprio, è pratica. proprio Clary Ci ho Frey. completato la trasformazione, non mi puoi più vedere, basta. No, ti vedrò, Mi vedrai. comunque, tu devi guardare dove andiamo a mangiare. Da Brett. Di là? Italian prosciutto. Italian prosciutto, Italian vabbè, prosciutto. abbiamo un po' di divergenze sul cibo, come sempre, ma comunque, in pratica, siamo arrivate, nonostante sia stato praticamente abbastanza incredibile stamattina, visto Terrificante, dire tutto poco. ciò che ci è successo a me e a lei. Comunque, siamo a Londra, adesso abbiamo appena appoggiato Senti, ma l'ultima le volta che abbiamo fatto un vlog ed eravamo a Venezia da J. robe. Christoph, io. Sembravamo matte, sì. No, io ti dissi precisamente: Babi, l'inquadratura dal basso è bandita da questo regno. E tu Sì, ma io non ho i puntualmente. muscoli, non pensare che io me li tenga su, cioè non Non ti ricordi funziona se io così. sto pagando una cifra? Allora, non sono professionale come sempre, quindi non ho il stick, quelle robe lì, perché mi vergogno, perché ho una dignità E poi lo ancora, sappiamo quindi non tutti che vado in lei ha giro. il superpotere, oltre della polemica, di camminare per strada senza inciampare mentre fai Ah, è video. vero, giusto? Ok. Detto ciò, adesso in pratica il programma è questo: abbiamo appoggiato la roba in albergo, ma ancora la camera non è pronta perché siamo arrivate presto. E quindi, morale della favola, adesso andiamo a mangiare una roba. Poi, cosa stai facendo là dietro? Per far capire che sei nel, cioè, tu sei nell'Artico. Vabbè, morale della favola, dopo portiamo Clarissa da Waterstones, io e le mie multiple personalità, dopodiché torniamo in Vedi se albergo, riesci a farmi una foto da ci Waterstones. cambiamo, sì che te la faccio da Waterstones, Grazie. e poi andiamo al motivo per cui siamo arrivate qua oggi, che continua a essere sempre che c'è la presentazione di Liverdoodle, A aspetta. Cala Valchiria. Sì, va bene, andiamo. Ok, ovviamente. Allora, siamo qua da meno di un'ora, io ho già tirato per sbaglio un pugno a una Ha già rotto nasi. Ho rotto un naso. Si prevede sempre meglio. Adesso sta diluviando. Il Abbiamo mio volo mangiato. è stato Il volo di cancellato. Clarissa è stato cancellato, quindi io ora vivo nell'ansia che cancellino anche il mio. Va bene, nel frattempo so che l'immunità alle macchine, a tutto ciò che ti circonda quando fai i vlog, Detto c'è? ciò, che altro speriamo di no? Dopodiché adesso stiamo andando da Waterstone Ci deve solo arrivare il messaggio da Waterstone dove dice che lì si è rotta la caviglia. No, raga, io basta, oggi già troppe. Vabbè, ci vediamo dopo. Ok, siamo arrivate in hotel fuori diluvia. Comunque l'hotel è molto molto carino, guardate bello tutto il letto. Molto piccola la camera, ma confortevole, molto carina, c'è tutto. Dai, insomma adesso ci praticamente prepariamo, ci mettiamo a posto perché siamo fradice, ci dobbiamo sistemare, guardate le occhiaie, dopodiché noi andiamo verso Liberdugo. Adesso Clarissa penso sia in giro, guardate bello, bello bello, dai, molto contenta, almeno dell'hotel. Allora, come vedete, ci siamo, come vedete, come se fosse evidente, ci siamo restaurate e adesso siamo qua che aspettiamo la Piccadilly Line per andare a Piccadilly perché St. James, perché fino a 3 secondi fa era St. John's, è vicino a Piccadilly, quindi Fammi adesso. fare pubblicità occulta. Sul mio canale non si parla di questa cosa. Dopo metteremo tipo quei cosi per i bambini. E niente, adesso andiamo Blurry. verso di là, sì, tutto blurry, tipo i bambini, e vi aggiorniamo fra un po', perché qua non prende niente in più. L'aggiornamento, stiamo prendendo la meta, un aggiornamento che dobbiamo dare al regista. Regista? Ok, regista adesso.
allora, dove siamo? Io non so fare le cose. Siamo in fila, ricordo che siamo davanti in fila. Posso stare bassa? So che Clarissa non ama. Allora, fa un freddo porco, siamo comunque davanti e fra un pochino si spera che ci facciano entrare. Quanto manca? Un'oretta. Poco meno di un'oretta. Non moriremo. Ah, ma io continuo a guardare qua, non ho capito per quale motivo, ma devo guardare qua. Vedi perché io non faccio i vlog? Cioè, io non so fare nulla. Vabbè, intanto vi faccio vedere un po' di paesaggio a caso, che c'è un bel tramonto, facciamo i poetici. Siamo qui già? Siamo qui dalle 3.45. Siamo dentro. E siamo in... abbiamo i capelli a fanculo, ma non è questo il tema. Adesso vi faccio vedere dove siamo, come siamo. Sì, dopo. Aspetta, aspetta. Prima vi faccio vedere il luogo, poi vi faccio vedere. Io devo continuare a guardare lì comunque, vabbè. E poi dopo vi faccio vedere tipo edisho, tote bag, eccetera. Ok. Allora, abbiamo preso l'edisho con l'ingresso dove ti davano la tote bag, che è questa qua. Aspetta, assistente. No. Allora, la tote bag è questa qua, che ci piace. Abbiamo detto che ci piace. No, è molto figa, a parte tutto. Anche la stoffa è molto sì, buona. No? Sì, ma anche la stampa. Cioè, non si vedrà mai a schermo fatto col telefono, però è tipo quasi glitterata. Il logo. Ah, riprendiamo il logo. Va bene, e dentro c'è la copia di... qualcuno stava per fare dei danni. Questa è l'edisho, è molto molto figa, c'era anche un patacchino che abbiamo già provveduto a togliere, e c'è questo gradiente molto bello, e finalmente lo vedo dal vivo, perché io non l'avevo ancora visto dal vivo, ok? And then they say background action, and all these people in costumes start moving around. And I was like, oh my god, it's real. Like, they couldn't have paid all these people to just mess with me. So, and there was a goat and a dog. I mean, it was amazing. So, the actual green lighting, I've always been taught, like, you don't believe it until it's real. And I remember the time saying to my agent, Joe Volpe, we agreed. We weren't going to count on it until we were on our way to Budapest. And I will be in Budapest in about a week. So now I can relax. But yeah, so I didn't really believe it. And now it seems to be true. Doing this. Oh, I'm never going to be as good as Libra. I want you to think of Auntie Lee going like this and saying, this is a sign that you're on the right path. This is a sign that you're trying to do something more challenging than you've ever done before, and you just have to keep going until you reach the end. Thank you guys for coming. And this is the gift from her, so I'm going to end this. Okay. So, now I'm not going to sing. That's all right. Hi. Hi. Hello, Queen. Oh, hello. Okay. I'm sorry. I'm sorry. You guys are coming. Okay. Yes. Tiffany and Clarissa. Yeah. Yes, make sure. Hi. Hi. I'm quite lucky. So, this is my corner. Can I give her a gift for me? Thank you. That's so kind of you. I appreciate it. Thank you so much.
so nice to be here. Non ti ho taggata. Allora, adesso facciamo le persone grandi e siamo uscite. Siamo tornate noi, forse perché la stanchezza del volo alle 6. Sì, vabbè, siamo andate anche da Waterstone nel frattempo, così Clarissa ha speso cioè tutto. Allora, abbiamo visto Liverpool. Allora, intanto presentazione super divertente, possiamo dire. Lei è la queen del mondo, cioè lei deve governare l'universo. È bellissimo, bellissimo. Poi la chiesa, insomma, c'è questa atmosfera gotica, ci è piaciuta. Clarissa, puoi intervenire nel frattempo. No, stavo pensando al crocifisso che mi pensava. Lo so, il crocifisso metteva inquietudine. Detto ciò, poi abbiamo fatto il signing. Purtroppo, sì, adesso anch'io voglio del caldo, cioè ho fame. Comunque, purtroppo il signing ha avuto una sfiga, ovvero che si potevano firmare solo due libri, quello lo sapevamo, ma non si potevano fare foto, questo molto male, e soprattutto proprio c'era molta fretta, cioè ti mandavano avanti subito e quindi facevi molta fatica. Ok. Tutti quelli che erano presenti, dico, no. Come security. Ah, loro sì, ci stanno sulle palle, per sempre. Esatto. Però praticamente cioè ti mandavano avanti molto velocemente, avevi giusto il tempo di scambiare due parole. Noi che siamo italiane, quindi ci sentiamo in dovere di prenderci più di due minuti nel parlare con una persona. Perché io penso di capire il fatto di dire ci sono tante persone e diciamo finiamo a un orario decente, no? Ma il problema è il pressing mentale, psicologico, psicofisico. No, loro sono stati un po' maleducati. Il pressing maleducato è una cosa che va bene, mi ansia. Però ora adesso ci concentriamo sulle cose positive. Vabbè, ho detto ovvero, che mi voleva che parlasse. Non sto dicendo no, ho detto sì, vero, e anzi sono molto, cioè la tipa ti metteva lì il libro, il ciao, libro sotto, ciao, 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 arrivederci. Ok, e tu prendere. Non riuscivi a finire la frase. Il mamma mia. Ok? Detto ciò, però, cose positive. Allora, Libardugo, regina della vita. Bellissima, raga, ma è sempre più bella. Lei invecchia e noi diventiamo dei cessi, lei diventa più buona. La tettona strana. Non so che tette esagerate. Fatto, cioè, banalmente qualcosa, erano più grosse le tette del labbro inferiore. Che è tutto un dire. Che è tutto dire, perché io pensavo che andasse proprio dovunque. Poi, lei è carinissima, tra l'altro ci ha riconosciute, quindi dopo mi metterò la reaction sobria che abbiamo, che ho avuto, perché parlare al plurale è falso, che ho avuto. Quindi niente. Allora, Liverdugo ha detto, tu sei Tiffany, quella che ho ripostato, ma è la tua amica Clarissa! L'ha detto, cazzo l'ha detto, l'ha secondo detto! Secondo braccio. Non ho mollato il telefono per terra. Ok. Cioè lei queen, poi si è messa a parlare, è stata molto molto carina, il problema era veramente la gente che ciao ciao avanti avanti avanti, andale, però siamo contente. Insomma, morale della favola, se vieni in Italia è perché ci siamo fatti tre ore al freddo, adesso io la butterò molto sul... Ora a parte che mi si sta atrofizzando il braccio, direi che andiamo verso luoghi più caldi dove ci danno da mangiare o dove c'è un piumone, ok? Però è fatta, raga, è fatta. È andata una bomba. Esatto. Yes. Sto facendo il video quello di reaction conclusivo. Allora, vi ho postato la reaction sobria che ho fatto. Io voglio solo farvi vedere che io qui ho un frame, adesso non so se si vede, di Libardugo e Tiffany che indicano nella mia direzione come due sceme. Cioè, io non ce la posso fare. Vabbè, essere felici per gli altri. Niente, è andata, siamo in camera, io sto forse realizzando, Clarissa ha realizzato. Siamo sempre di più tipo un'unica entità per il resto del mondo, questa cosa fa molto ridere. E vuoi anche mostrare il frame dove si vede io che faccio yes, non lo so. Aspetta, perso parlare, tempo. Arrivo. Allora, no, a parte gli scherzi, è stato molto bello, super super divertente. Peccato per l'organizzazione che
molto molto male. Io c'ero già stata ovviamente 2 anni fa, no, 3 anni fa, quando è uscito Crooked Kingdom, e non era assolutamente così, tutto molto organizzato, ma comunque tutti potevano firmare le copie, farsi autografare chiaramente quanto volevano. Tutte le copie erano con dedica, invece qua solo 1 su 2 libri con dedica, che vabbè, e niente foto, questa cosa qua, no. Quindi insomma così, tra l'altro lei era evidentemente imbarazzata e dispiaciuta. Ah ok, in arrivo un reperto dalla regia. Questo è il frame, il luccichio negli occhi di Miss Fiction, perché lì Bardugo ci ha riconosciute, cioè non ce la posso fare. Lo so, vabbè, c'è cioè chi crede nella Madonna e c'è chi crede in Lee Bardugo, adesso no? Adesso farò 1800 screenshot, che c'è, non era più parte. Va bene, non vediamo l'ora, quindi niente, per oggi direi che adesso siamo veramente... No, sì, adesso K.O. Siamo veramente K.O., tra l'altro esaltazione, agitazione, emozione durante la presentazione, ora siamo nella fase, proprio sto sentendo che siamo sveglie dalle 3. Calante. Quindi poi abbiamo preso un sacco di freddo, perché oggi fa freddissimo a Londra, e noi siamo state fuori in fila parecchio, quindi ciò che ne valsa la pena, perché almeno eravamo in prima fila, cosa molto buona, meno male, e così siamo riusciti anche a far firmare quasi subito i libri. Però adesso capo, infatti adesso mi vado a struccare, Clarissa finisce di rispondere a tutti i suoi fans. Sto mettendo una foto di me, te e Lee Bardugo, e sto scrivendo caption please. Ed è tutto da questi schermi. Ha fatto tutto da sola, ormai apriamo lo show. Lo sappiamo che vogliamo il canale YouTube di Clarissa, questo potrebbe far partire la petizione. Comunque, no? Comunque, niente, io direi che ci rivediamo domattina per la partenza, così vi facciamo vedere l'ultimo giretto a Londra, abbiamo qualche programma, vediamo se riusciamo a fare tutto, sì, speriamo. Il mio unico programma di domani è l'English breakfast. Tutto il resto non me ne frega niente. Ma io penso solo al cibo, non me ne frega niente del resto. Adesso ho avuto Lee Bardugo, voglio il cibo dopo. Sì, oltre al cibo, infatti. Vabbè, comunque, non siamo qua per questo. Direi che per ora vi faccio buonanotte. Siamo qua anche per questo. E ci vediamo domani. Ehi! Ti è piaciuto questo cambio di camera? Allora, ciao Stelle. Era notte, adesso è giorno. Wow. Buongiorno Stelle, come vedete siamo fresche e abbiamo una mattinata prima di prendere l'aereo. Sì, abbiamo appena fatto colazione, che non ho ripreso perché sono un orribile vlogger, io non so fare queste cose. Non avresti neanche questo vlog se fosse per me. Veramente, raga, che brutto. Ma perché lo faccio in quanto posso? Prende i miei meriti in quanto posso. Niente, ora andiamo invece in un posto carino, che però vi facciamo vedere. Vi faremo vedere dopo che lei va in alto. Ci arriviamo. E ora invece dobbiamo andare a Shaftesbury Avenue, perché dobbiamo arrivare nella nostra unica meta. Soprattutto non ho delle occhiali. No, ma neanche io. Guarda, Babi, ce ne ho 28 strade. Comunque, abbiamo anche i canterini, che adesso vi facciamo vedere. Però stanno cantando gli Oasis, che io odio, quindi ora andiamo via e non facciamo pubblicità a nessuno. Raga, gli Oasis, va bene, scusatemi se vi piacciono gli Oasis, io li odio. Detto ciò, andiamo. I've heard you say
allora, io che sono la moglie di Sirius Black, ufficiale da sempre, ho bisogno di questa wallpaper, anche se non posso metterlo in casa perché praticamente mi buttano fuori di casa se lo faccio. Costa tanto, uno me l'ha accatto. Ma dove lo metti? Dove c'ho la mia scrivania. Costa 65 pounds. Che cosa? Really? C'è il pezzo di il sì, è un rotolo abbastanza grande, però costa così. Se no, a quest'ora ero già ricoperta anche io stessa. Guardate che belli, però sono bravi.